Ok, andiamo a vedere un attimo quello che c'era per oggi. Allora, c'era la prova A di pagina 1780, almeno nei primi quattro punti, quindi l'andiamo a vedere. Ok, nel numero 1 ci sono da determinare tre parametri A, B e C su una funzione polinomiale di quarto grado. Il termine di primo grado non c'è, ci sono i termini di secondo, terzo, quarto e il termine di grado 0, per questo ci sono soltanto tre parametri. E vogliamo determinare A, B e C in modo tale che la funzione abbia un flesso orizzontale nel punto di coordinate 2, 1. Già soltanto questo punto ci dà alcune informazioni, perché se deve avere un flesso in questo punto è chiaro che il grafico deve passare per questo punto. Cominciamo con riportare l'espressione analitica ax alla quarta più bx alla terza più cx al quadrato meno un terzo. E deve passare per il punto di coordinate 2, 1. Il che significa che f di 2 deve valere 1, sostituendo 2 al posto dell'ascissa e 1 al posto dell'ordinata. Il che significa che dobbiamo avere come prima condizione 1 uguale, mettendo 2 al posto di x avete qua 16a più 8b più 4c meno un terzo. Quindi questa è una prima equazione che dovremo usare per trovare i parametri A, B e C. Seconda cosa, qua dice che dobbiamo avere un flesso orizzontale nel punto 2, 1. Flesso orizzontale. Il fatto che sia orizzontale, tenendo conto che questa funzione è certamente continua e derivabile quanto si vuole, significa che in quel punto la derivata prima si deve annullare e quindi questo ci fornisce un'altra condizione. Quindi andiamo a calcolare la derivata prima e abbiamo f' di x uguale, è un polinomio, 4ax alla terza più 3bx al quadrato più 2cx e chiaramente il termine noto scompare appena facciamo la derivata prima. La derivata contiene... Prof, Sì? il termine nodo è un terzo. Ha scritto un mezzo. Sì, avete ragione, lo correggo subito. Nel secondo rigo ho scritto un mezzo, sì. Va bene, questo riguarda la prima condizione. Nella derivata non compare questo termine. Adesso noi vogliamo che la derivata in corrispondenza del punto di ascissa 2 si annulli, visto che il flesso deve essere a tangente orizzontale. Per cui andiamo a calcolare f' di 2 e abbiamo f' di 2 uguale 4 per 8 32a più 3 per 4, 12b, più 4c, tutto questo deve essere uguale a 0 perché f' di 2 deve annullarsi, quindi avete 32a più 12b più 4c uguale a 0. Per fortuna sono tutti coefficienti divisibili per 4, quindi la condizione si può parzialmente semplificare. Abbiamo 8a più 3b più c uguale 0 e questa è la condizione numero 2 che deve essere soddisfatta. Fin qui sono due equazioni in tre incognite. La terza condizione riguarda la derivata seconda. Visto che dobbiamo avere un flesso orizzontale in questo punto, ora noi abbiamo imposto la condizione sulla derivata prima, cioè il fatto che la tangente debba essere orizzontale impone l'annullamento della derivata prima, il fatto che ci debba essere un flesso impone l'annullamento della derivata seconda e questo fornisce una terza condizione. Quindi andiamo a calcolare la derivata seconda e ci ritroviamo con f secondo di x uguale 12ax al quadrato più 6bx più 2c e questa è la derivata seconda. Deve essere f secondo di 2 uguale a 0. Sostituendo 2 ci ritroviamo con 2 viene 4, 48a più 12b più 2c uguale a 0.
Il che significa, dividendo per 2, 24a più 6b più c uguale a 0. Questa è la terza condizione. Ora, si tratta di tre equazioni in tre incognite. Il punto è avere la pazienza di risolvere questo sistema in tre incognite, che richiede un pochino di tempo, però ci sono tecniche per semplificarlo in parte. Se riuscissimo già a estrarre un sottosistema di due equazioni in due incognite, avremmo semplificato il problema. Un esempio potrebbe essere quello di sottrarre membro a membro la seconda equazione con la terza, in modo da semplificare C. E abbiamo così un'equazione con due sole incognite. Magari lo facciamo nell'altra pagina. Ricopiamo un momento questa equazione e la mettiamo qui. Ci riprendiamo anche la seconda, o meglio la terza. Non l'ho selezionata correttamente. Ctrl C. Non me la fa. Vabbè, la ricopio per com'è. 24A più 6B più C uguale 0. Adesso se fate una sottrazione membro a membro, e 8a meno 24a fa meno 16a, 3b meno 6b, vediamo se abbiamo copiato correttamente i coefficienti, sì, è 6b, fa meno 3b e poi c e c si semplifica e avete semplicemente meno 16a meno 3b uguale a 0. In questo modo noi abbiamo una equazione con due sole incognite che può essere usata eventualmente per una sostituzione. Possiamo vedere se la stessa cosa può essere fatta prendendo adesso una delle due equazioni, per esempio la seconda, insieme alla prima. Anche qui è possibile eventualmente lavorare con una semplificazione. La prima, vediamo di semplificare i due termini noti, 1 e meno un terzo. Ricopiamo anche questa, vediamo se me lo fa fare. Vabbè, ricopiamo un attimo questa equazione, vediamo se me lo fa fare direttamente. Eccola qui. Adesso sotto a questa mettiamo, anzi prima la semplifichiamo, andiamo a mettere 16a più 8b più 4c al primo membro, e poi abbiamo meno un terzo meno 1 uguale a 0, il che significa, moltiplicando tutto per 3, intanto meno un terzo e meno 1 significa meno 4 terzi, moltiplichiamo tutto per 3 e viene fuori 48a più 24b più abbiamo 12c meno 4 uguale a 0. Credo che a questo punto, una volta che abbiamo sommato un terzo e uno, possiamo ancora dividere per 4. Quindi abbiamo 12a più abbiamo 6b più 3c meno 1 uguale a 0. Adesso, se prendiamo la seconda equazione, che era questa, che contiene c, e la moltiplichiamo per 3, la scriviamo sotto all'ultima. Moltiplichiamo 3 per 8 fa 24a, poi abbiamo più 9b e più 3c uguale a 0. Non so se è chiaro quello che ho fatto. Ho preso questa equazione, ho moltiplicato primo e secondo membro per 3 in modo tale da far spuntare 3c nella prima e 3c nella seconda. In questo modo adesso, sottraendo membro a membro, abbiamo di nuovo un'equazione in due sole incognite. 12 meno 24 fa meno 12a, 6 meno 9 fa meno 3b, 3c e 3c si semplifica e poi abbiamo meno 1 uguale a 0. E adesso prendiamo questa equazione insieme all'altra che ho evidenziato in giallo. Quindi abbiamo un sistema di sole due equazioni in due incognite, precisamente meno 16a meno 3b uguale a 0.
è meno 12a meno 3b meno 1 uguale a 0. Siamo fortunati e anche qui i termini, due coefficienti, quelli di b, sono uguali fra di loro. Quindi un'altra volta applicando il metodo di riduzione, sottraendo membro a membro, ci troviamo con un'equazione in una sola incognita. Precisamente, meno 3b e meno 3b si semplifica, meno 16 meno 12 fa meno 4a. Poi abbiamo più 1 uguale a 0 e a questo punto viene fuori un 4a uguale 1 e quindi a uguale 1 quarto. Una volta che avete il coefficiente a, per sostituzione lo andate a mettere in una qualsiasi delle altre equazioni, anzi cominciamo con quelle con due sole incognite, lo mettete per esempio nella prima equazione o nella seconda, quelle che ho evidenziato in giallo, e ottenete il valore di b. Una volta che avete sia a che b, li sostituite in una delle altre equazioni, quelle che contiene anche l'incognita c, e ottenete per sostituzione anche l'incognita c. Non proseguo oltre magari nel procedimento. Va bene, allora questo era l'esercizio 1. Come vedete sono tre coefficienti, tre da trovare, tre parametri, li abbiamo trovati con tre condizioni. La prima condizione è il passaggio per un punto, la seconda è l'annullamento della derivata prima e la terza condizione è l'annullamento della derivata seconda. Andiamo all'esercizio. Io andrei al numero 4 per restare in tema, poi se abbiamo il tempo sviluppiamo anche gli altri due. Il numero 4 riguarda il problema di ottimizzazione, un problema geometrico. Fra tutti i triangoli isosceli PQR circoscritti al rettangolo ABCD in figura, determina quello di area minima. Allora, voi partite dal rettangolo sostanzialmente. Di solito la costruzione dovrebbe essere fatta partendo dal testo. Qui è parzialmente già svolta, quindi il rettangolo ce l'avete, ABCD. Ci sono anche alcune delle misure. Il rettangolo ha base 2 e altezza 1. Poi su questo rettangolo viene circoscritto un triangolo che vedete qui, è il triangolo PQR. Siccome chiaramente il punto P e il punto Q possono essere più o meno distanti dai vertici del rettangolo, quindi avvicinando o allontanando il punto P dal punto A, tenendo conto che il triangolo è sempre isoscele, quindi se si muove il punto P si muove allo stesso modo il punto Q, il triangolo viene ad avere aree possibilmente diverse. Al solito è possibile costruire un modello GeoGebra se si vuole vedere dinamicamente cosa cambia. Si vuole trovare il triangolo di area minima. Chiaramente bisogna scegliere una variabile e nel problema in esame la costruzione geometrica non solo è già fatta, ma vi viene anche suggerito qual è la variabile da scegliere. Qui sta chiamando con x il segmento PA. Quindi di fatto vi sta suggerendo la scelta della variabile. Non è l'unica scelta possibile, avremmo potuto scegliere altre cose, per esempio l'altezza del triangolo oppure uno dei lati obliqui. Tutte le scelte sono equivalenti. Da un punto di vista formale, dal punto di vista di quanto siano complicati i calcoli, chiaramente una scelta può essere più semplice dell'altra. Quindi qua vi sta dando un suggerimento, possibilmente è la scelta più funzionale. Fino a qui è tutto chiaro? Avete la costruzione geometrica già pronta e la variabile già indicata. A voi serve trovare la funzione obiettivo. Allora andiamo a esaminare un po' le aree. Per fortuna abbiamo a che fare con figure geometriche ben conosciute, triangoli, rettangoli, insomma, non dovremmo avere difficoltà a calcolare l'area. Se vedete, abbiamo un triangolo la cui base è la somma di due volte x, che sono i segmenti PA e BQ, e poi il segmento AB che vale 2. Significa che la base di questo triangolo è 2 più 2x. Ora si tratta di trovare l'altezza. Per quanto riguarda l'altezza, una parte dell'altezza è 1, ma c'è da sommare questo segmento, oppure dobbiamo direttamente trovare PH. E allora, per farlo, possiamo ragionare o sulla similitudine. Se osservate il triangolo ABD e il triangolo HPR sono due triangoli rettangoli con gli stessi angoli. Questo le rende figure simili. Ora mi rendo conto che non abbiamo avuto modo a suo tempo, al terzo anno, al secondo e terzo anno, di approfondire la similitudine con tutte le dimostrazioni. Però un accenno su cosa vuol dire similitudine ve l'avevo dato. Simili sono figure che hanno sostanzialmente la stessa forma, mantengono cioè le stesse proporzioni tra i lati e mantengono gli angoli. Quindi
Quindi la similitudine comporta che il rapporto fra l'altezza e la base del triangolo rettangolo APD deve coincidere con il rapporto tra l'altezza e la base del triangolo simile, cioè RH e PH. La base del triangolo, cioè PQ, vale 2 più 2x. Ora ci serve l'altezza. RH, noi possiamo scrivere la seguente proporzione. RH sta a PH come AD sta a PA e AD e PA valgono rispettivamente 1 e x. Quindi noi possiamo scrivere che RH sta a PH come 1 sta a x. Fin qui è chiaro? Questo è il risultato di una similitudine fra due triangoli rettangoli. In particolare poi, se guardate, PH, che poi è la semibase del triangolo che noi stiamo studiando, del triangolo isoscele, vale non 2 più 2x, ma esattamente la metà, cioè 1 più x. Questo è PH, quindi andiamo a scrivere la lunghezza di PH che vale 1 più x. In questo modo noi abbiamo che RH sta a 1 più x come 1 sta a x. E in questo modo possiamo ricavare RH che è uguale a 1 più x fratto x. E questa è l'altezza del triangolo che stavamo cercando. Quindi l'area del triangolo, che è la nostra funzione, chiamiamola direttamente f, area f di x è uguale alla base per l'altezza, cioè pq moltiplicato rh, ovvero 2 più 2x che moltiplica 1 più x, scusate, dividendo per 2, fratto x, e un mezzo lo mettiamo. Tutto sommato questo un mezzo ci fa comodo perché siccome c'è un 2 come fattore comune in uno dei due segmenti, viene fuori 1 più x che moltiplica 1 più x fratto x. E tra l'altro 1 più x si ripete due volte, quindi alla fine vi ritrovate con 1 più x al quadrato fratto x. Ecco la funzione obiettivo. Tutto sommato non è stato poi così complicato trovare questa funzione. Adesso ragioniamo sugli estremi del dominio. Al di là del dominio naturale di questa funzione, che richiederebbe esclusivamente vietare l'annullamento del denominatore, dobbiamo vedere che significato hanno i valori di x da un punto di vista geometrico. Siccome x è la lunghezza del segmento AP, è chiaro che meno di 0 non può essere, che altrimenti non avrebbe significato. Per cui, è possibile allungare quanto si vuole il segmento PA, perché noi il punto P lo possiamo allontanare a piacere, ma non scendere al di sotto dello zero. Per cui il dominio nell'ambito del problema geometrico di questa funzione per noi è l'intervallo aperto 0 più infinito, con gli estremi esclusi. Il teorema di Weierstrass non lo possiamo applicare. Non all'intero intervallo, però la funzione in questo intervallo è continua e è anche derivabile. Quindi gli eventuali estremi vanno cercati nei punti in cui la derivata si annulla. E poi dobbiamo studiare il segno della derivata per vedere effettivamente se abbiamo un minimo. Riscriviamo un attimo la funzione per riferimento: f di x uguale 1 più x al quadrato fratto x e f' di x è uguale, è la derivata di una frazione. Quindi al denominatore mettiamo il quadrato di x, al numeratore si fa prima la derivata del numeratore per il denominatore. È derivata di funzione composta, quindi avete 2 volte 1 più x, poi dovremmo fare la derivata dell'argomento che però fa 1. E poi moltiplichiamo per il denominatore x meno la derivata del denominatore che fa 1 per il numeratore così com'è, e quindi abbiamo 1 più x al quadrato. Si può raccogliere a fattor comune 1 più x e lo facciamo, quindi ci ritroviamo con 1 più x raccolto e poi sotto rimane x al quadrato e sopra abbiamo 2x meno 1 meno x. E quindi otteniamo 1
più x che moltiplica x al quadrato sotto e x meno 1 sopra. Se non ho commesso errore di calcolo, questo dovrebbe essere il valore della derivata. Si nota subito che il denominatore nel nostro dominio non si annulla mai né cambia segno. Quindi si tratta di studiare il segno e trovare gli zeri del numeratore. Vi faccio subito notare che essendo il dominio l'intervallo 0 più infinito, in questo dominio il primo fattore, cioè 1 più x, è sempre positivo, non si annulla mai e non cambia segno. Quindi a determinare il segno della derivata per noi è soltanto il fattore x meno 1 e quindi si tratta semplicemente di imporre la condizione x meno 1 maggiore o uguale a 0 e fare il relativo grafico di segno. Grafico che parte da 0, poi mettiamo 1 tra i capisaldi e poi prosegue verso più infinito. Qua mettiamo l'estremo 0, mettiamo 1, e poi qui mettiamo un non esiste in corrispondenza dello 0. A sinistra di 1 la derivata è negativa, a destra di 1 è positiva, in corrispondenza di 1 si annulla. A questo punto vediamo che qui la funzione decresce. Qui cresce e troviamo il nostro minimo che è anche assoluto, perché non essendoci altri intervalli in cui la funzione cresce e decresce, per l'andamento che ha, la derivata, necessariamente il punto di ascissa 1 è il punto in cui la funzione assume il valore minimo possibile, perché poi a sinistra e a destra assume necessariamente valori maggiori. Quindi il minimo si ha in corrispondenza di x uguale 1. E questo è anche il triangolo di area minima. Se dovessimo completare il disegno, dovremmo modificarlo facendo in modo che il segmento PA sia uguale a 1 e quindi sia uguale al segmento AD e al segmento AH. Dovremmo allungare leggermente i segmenti PA e BQ. Volendo si può fare su GeoGebra questa costruzione. Magari non abbiamo moltissimo tempo, quindi lascio a voi eventualmente questa possibilità. Imparate a usarlo a GeoGebra non solo per inserire l'espressione di una funzione e calcolarla, imparate pian piano con la vostra esperienza a fare anche altro. Quindi provate a fare una costruzione geometrica simile a quelle che vi ho fatto vedere la volta scorsa sui problemi di massimo e minimo, cioè una costruzione geometrica che consenta di variare a vostro piacimento la posizione del punto P e di alterare la costruzione di conseguenza. E magari se riuscite a visualizzare il valore dell'area potrete verificare anche in modo pratico, cioè giocando sulla posizione del punto P, che effettivamente il minimo sia in corrispondenza di x uguale 1. Ok, e allora leggo il testo del numero 3. Determina ABC in modo che la curva di equazione y uguale a x alla terza più bx al quadrato più c abbia un flesso nel punto x uguale 2 con tangente di equazione 12x più y meno 16 uguale a 0. Vi faccio notare che è molto simile al problema numero 1, con alcune importanti differenze. Si tratta sempre di un polinomio, ma è di grado 3. Quindi A, B e C sono i tre coefficienti del termine di terzo grado, di secondo e di grado 0. Anche qui non c'è il termine di primo grado. Poi, anche qui deve essere cercato un flesso, però non è un flesso a tangente orizzontale, quindi non abbiamo l'annullamento della derivata prima. Anzi, il fatto che ci venga detto che il flesso ha come tangente una retta di equazione 12x più y meno 12 uguale a 0 ci permette eventualmente di trovare il coefficiente angolare di questa retta e di sapere quanto deve valere la derivata prima in quel punto. E oltretutto, chiaramente, sappiamo anche che il grafico di questa funzione e questa retta devono essere tangenti fra di loro. E allora vediamo come imporre le diverse condizioni. Anche qui ne servono tre. Cominciamo subito con il calcolo delle derivate, così possiamo imporre le condizioni più ovvie, quelle che riguardano la derivata prima e la derivata seconda. La derivata seconda si deve annullare, la derivata prima no, ma sappiamo anche quanto deve valere. La funzione ha espressione ax alla terza più bx al quadrato più c. Poi l'ascissa del punto deve essere 2. A questo punto calcoliamo le derivate. Derivata prima è pari a 3ax al quadrato più 2bx e il coefficiente c nella derivata non compare. Questo ci aiuta perché così tutte le condizioni che
coinvolgono le derivate prima e seconda, non contengono il parametro c. La derivata seconda è data da 6ax più 2b. Ora, cominciamo dalla condizione più ovvia. Ci deve essere un flesso nel punto di ascissa 2 e allora la derivata seconda si deve annullare. Sostituiamo quindi il valore 2 all'ascissa nella derivata seconda e abbiamo f secondo di 2 uguale 12a più 2b e questa deve essere uguale a 0. In questo modo ottenete, semplificando dividendo per 2, 6a più b uguale a 0 e questa è una prima equazione nelle due incognite a e b. Poi l'altra condizione riguarda la tangente. L'equazione 12x più y meno 16 uguale a 0. La chiamiamo t la retta. 12x. Non ho molta memoria, più y meno 16 uguale a 0. Si tratta di trovarne il coefficiente angolare, chiamiamolo m, sapete che è data dal rapporto fra il coefficiente di a, il coefficiente di x e il coefficiente di y cambiato di segno. Non li posso chiamare a e b se no faccio confusione con i parametri della funzione. Quindi abbiamo meno 12 fratto 1, il che significa che il coefficiente angolare deve valere meno 12. Lo potete ottenere anche semplicemente portando questa in forma esplicita. Y uguale meno 12x più 16 e quindi si vede che il coefficiente angolare è meno 12. E allora, meno 12 deve essere il valore della derivata prima in corrispondenza del punto di ascissa 2. Quindi andiamo a prendere la derivata prima, 3ax al quadrato più 2bx, sostituiamo 2 e imponiamo che il valore valga meno 12. 3ax al quadrato più 2bx, ok? F' di 2 è uguale, sostituendo 2 abbiamo 4 per 3, 12a più 4b e tutto questo deve valere meno 12. Possiamo dividere tutto per 4 e abbiamo 3a più b più 3 uguale 0. Ecco la seconda equazione. Già, anche se ancora non è stato coinvolto il parametro c, siccome abbiamo due equazioni in due incognite, questa e questa insieme fra di loro vi danno un sistema che permette di trovare i primi due parametri. Le scriviamo insieme, 3a più b più 3 uguale 0 e poi l'altra è 6a più b uguale 0. Io vado di metodo di riduzione perché qui è facilmente applicabile. Sottraete membro a membro in modo tale che i termini B si vanno a semplificare e avete meno 3A, questo va via, più 3 uguale a 0 e quindi 3A uguale 3, A uguale 1. Se qualcuno l'ha risolto dovrebbe aver ottenuto questo risultato per quanto riguarda il primo coefficiente. Poi, per trovare il valore di b, potete sostituire a in una qualunque delle due equazioni, lo facciamo nella seconda che è più semplice, e avete 6 più b uguale 0 e quindi b uguale meno 6. E così abbiamo trovato il secondo coefficiente. Abbiamo a e b. E a questo punto, se torniamo un attimo indietro, mettiamo i valori che abbiamo trovato, a vale 1. B vale meno 6 e la funzione assume l'espressione x alla terza meno 6x al quadrato più c. La scriviamo qui sotto. F di x uguale x alla terza meno 6x al quadrato più c. Ora è una funzione che contiene un solo parametro. Mi fermo un secondo. Ora si tratta di vedere la terza condizione. Guardiamo il testo del problema. Nel testo del problema viene detto che dobbiamo avere un flesso in corrispondenza di x uguale 2 e questa retta deve essere tangente. Se la retta deve essere tangente, allora in corrispondenza di x uguale 2 la funzione e l'equazione della retta mi devono dare la stessa ordinata perché devono passare per lo stesso punto. Quindi questa è la terza condizione. Calcolando y dalla funzione e calcolando y dall'equazione della retta dobbiamo avere la stessa ordinata. E allora prendiamo quindi la funzione e l'equazione della retta scritta in forma esplicita, cioè questa, e dobbiamo imporre che siano uguali quando x è uguale a 2.
Allora abbiamo meno 12x più 16, e qua x al cubo meno 6x al quadrato più c. L'ho copiata correttamente? Pare di sì. Ok, questa è la retta e questa è la funzione. Per x uguale a 2 si deve avere meno 12 per 2 più 16 uguale a 2 alla terza meno 6, mi sono scordato un quadrato qui, lo metto, meno 6 per 2 al quadrato. Più c. E quindi abbiamo meno 24 più 16 uguale 8, meno 24 più c. Senza bisogno di fare le somme, meno 24 e meno 24 si semplifica e quindi abbiamo c uguale a 16 meno 8, cioè 8. Teoricamente, quindi questo dovrebbe essere il valore del parametro c e la nostra funzione diventa f di x uguale x alla terza meno 6x al quadrato più 8, che dovrebbe essere finalmente la funzione che stavamo cercando.